benvenuti sul mio canale. Oggi cuciamo insieme un fiocchetto, un progetto molto semplice e alla portata di tutti. Per realizzare il fiocchetto utilizzerò due rettangoli, il primo da 16x9 cm e il secondo da 7x3 cm. Inizio piegando a metà il rettangolo più grande, dritto contro dritto. Cucio i tre lati lasciando un piccolo spazietto che mi servirà per rivoltare il lavoro. Rivolto adesso il lavoro. Adesso con il punto invisibile chiudo la fessura che avevo lasciato libera. Se non sai come si fa il punto invisibile, trovi il mio tutorial cliccando sulla I in alto a destra. Adesso do la forma al fiocco portando i due lati verso il centro e poi fermo tutto con ago e filo. Prendo adesso il rettangolo più piccolo e piego i lati più lunghi verso il centro. Fermo le pieghe con il ferro da stiro. Posiziono il rettangolino nella parte centrale del fiocchetto e lo fermo sul retro facendo una piccola piega e cucendo con ago e filo. Fatto questo, il fiocco è pronto e vi do tre idee per utilizzarlo. Un fermaio, basterà farlo passare attraverso il rettangolino centrale e fermarlo con qualche punto. Un elastico per capelli, basterà inserire l'elastico all'interno del rettangolo prima di cucirlo. Un cerchietto, si può far scorrere all'interno del rettangolo oppure incollarlo con la colla a caldo. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un mi piace e con un commento e se vi va iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima idea creativa. Ciao!